Ciao Mimma, sono molto contenta che ci vediamo con questa tecnologia da lontano, che ci consente di dialogare nonostante i nostri 1200 km di distanza. Esatto, speriamo sia una bella conversazione per tutti. Certo. Allora, ti racconto un po' come è nata questa idea di questo testo? Va bene, sì. Allora, questo testo che è il manifesto per il nuovo femminismo è nato da un incontro con un uomo invece che con una donna. Ero in un incontro qui pubblico a Torino al Circolo del Lettore, un luogo fisicamente molto bello che dovrebbe essere anche di grande stimolo intellettuale, e c'era la presentazione di un testo di Mimesis. E questo palco era tutto di uomini. E alla fine di questo incontro vado a parlare a chi dirige Mimesis e ho detto: ma certo che eravate un po' tristi e poi eravate un po' tutti uomini. E dico: è veramente inaccettabile che ci siano questi palchi che siano sempre poco colorati. Allora lui mi racconta che aveva in testa l'idea di far scrivere, diretto da una donna, un testo che si rivolgesse in fondo alle nuove tematiche che riguardavano le donne, e mi ha chiesto se ero disposta a farlo. E io ho detto sì, mi piace molto l'idea, provo a cimentarmi, non ho mai lavorato con altri, ho sempre fatto monografie e quindi ci provo, non ti assicuro di esserne capace. E gli ho detto: però sarebbe interessante inserirlo in una collana nuova. E visto che la realtà è così diversa, mi piacerebbe chiamarlo Relazioni pericolose, questa collana. E così è nato insieme la collana e il libro. Per cui il Manifesto per il nuovo femminismo è il primo libro della collana Relazioni pericolose. E Luca Taddio ha detto: allora, se è il primo libro, deve essere un manifesto. E così, come ti dicevo, è nata questa idea. Maria Grazia, allora diciamo, partiamo proprio dal titolo del libro, Manifesto per un nuovo femminismo. Io credo che ci siano senz'altro due termini da sciogliere subito. Il primo è senz'altro appunto quello a cui hai accennato tu, il termine manifesto, perché la parola in un certo senso evoca un documento programmatico di un movimento. E quindi vorrei chiederti se noi lettori dobbiamo avvicinarci a questo testo proprio come se ci accostiamo a un manifesto programmatico. E l'altra espressione, insomma, da sciogliere è il nuovo femminismo. E ti chiedo appunto cos'è per te, Maria Grazia, il nuovo femminismo e se appunto se si può parlare di nuovo femminismo, visto che comunque abbiamo scritto un libro, quindi si può parlare di nuovo femminismo, se credi sia, come scrivi tu nella tua introduzione, ti fai una domanda, se è un lusso che solo l'Occidente può permettersi. Allora, l'idea di chiamarlo manifesto, come dicevo, è di Luca. In realtà, in fondo, devo raccontare perché ho accettato questo termine. In fondo, non l'ho partorito io. È stato immaginato da una persona che immaginava questo volume anche in linea col fatto che sono emersi molti manifesti. Pensiamo al manifesto del nuovo realismo, no? In realtà, perché l'ho accettato? Perché per manifesto in fondo si intende sempre qualcosa di molto schematico. E volevo per certi aspetti rompere questa idea del mostro schematico, perché invece noi proponiamo tutto meno che uno schematismo interpretativo. In fondo, molte delle nostre parole che abbiamo scelto, cioè l'idea di racchiudere i concetti in una parola sola, no? Molti titoli sono ecologia, sesso, stereotipo. E quindi era l'idea di rompere una delle caratteristiche fondamentali che vengono attribuite al genere femminile, ma anche a quello maschile, degli stereotipi. E quindi era un manifesto che abbracciava tante cose, invece che essere un manifesto schematico, normativo, al quale attenersi. Era l'idea di rompere questo concetto in fondo di dire normiamo un comportamento, persino quello del dover essere femministe. E
E quindi nuovo si riallaccia proprio in questo caso alla parola manifesto, cioè nuovo perché è rompere lo schematismo interpretativo su donne e nel contempo anche su uomini. Questa io ricordo, ricordo una delle tue prime mail con cui mi invitavi appunto a collaborare alla stesura del manifesto, e appunto tra le cose che mi avevano colpito era il fatto che poi mi ha convinto ad accettare la collaborazione con te, con gli autori e le autrici del manifesto, è stata una tua frase. Nella mail tu scrivevi che immaginavi un volume che si muoveva in una prospettiva innanzitutto di incertezza, appunto, non qualcosa di che normasse dei comportamenti, e poi soprattutto avevi un'idea, cioè tu volevi riuscire a parlare a tutte quelle persone che hanno sempre sentito lontano il termine rivendicazione, e in un certo senso penso che proprio questo rappresenti la novità del femminismo che appunto vogliamo veicolare nel manifesto, che è appunto un femminismo che non ha nulla a che fare con le rivendicazioni, e che sono quelle stesse rivendicazioni che hanno fatto percepire in fondo il movimento femminista come fatto da chi odia per esempio gli uomini o rivendica appunto dei diritti, ma appunto credo che il messaggio che noi vogliamo dare attraverso le declinazioni delle varie voci sia quello di un femminismo che debba fare i conti con i desideri, e credo che appunto fra tutti i desideri ci sia quello di il desiderio della libertà e anche di essere padroni delle proprie azioni, tanto padroni da far risultare il nostro agire come quasi istintivo. E appunto credo che desiderare la libertà e rivendicare qualcosa in nome della libertà siano due concetti totalmente diversi, e noi speriamo di esserci riuscite, vogliamo diciamo veicolare il primo dei due concetti. Un'altra cosa volevo chiederti è nella tua bella e lunga ampia introduzione emerge come sia le nuove ricerche scientifiche sia i comportamenti che osserviamo stanno mettendo fortemente in discussione le visioni dicotomiche, cioè i dualismi ai quali eravamo abituati fra appunto sesso e genere, natura e cultura. Ecco, ti chiedo se queste dicotomie che ora sono messe in discussione grazie alla pluralità della realtà abbiano favorito uno dei cliché che ha preso consistenza nell'opinione pubblica, ossia che le femministe siano donne che odiano gli uomini. Quindi volevo sapere se diciamo la responsabilità è di queste dicotomie. Ah, sicuramente, cioè in realtà se devo dire anch'io accetto e adotto il termine rivendicazione, perché io penso che devo fare una battaglia rivendicando che le dicotomie sono una specie di cappa terribile nei comportamenti. Nascono, hanno un'origine in realtà, è un'origine oltretutto molto occidentale, quindi fa parte di un bagaglio culturale occidentale, e hanno l'origine nel concetto di puro e impuro che ci viene dal testo biblico ebraico. Per cui in realtà noi donne siamo l'impuro, i maschi erano il puro, voglio dire, e quindi avremmo dovuto, noi siamo le donne intese come l'agglomerato, il coacervo di emozioni e di incapacità di razionalità, cioè la nostra cultura non solo ha relegato noi, ma ha relegato addirittura i maschi a non poter esprimere in maniera libera le loro stesse emozioni. Ai maschi dalle madri non viene insegnato che è un diritto, è una bellezza piangere. Quindi da questo punto di vista è una compressione di una dinamica emotiva che è una delle forze espressive degli esseri umani, poter ridere e poter piangere, la gioia e il dolore, la gioia privata e la gioia pubblica, il dolore privato e il dolore pubblico. In realtà, come accennavi tu, io parto da una matrice che è quella delle ricerche scientifiche, il fatto che ci dimostrano che noi siamo a seconda delle ondate di ormoni che abbiamo sin dal terzo giorno del concepimento, siamo tanto più donne, ma con tante sfumature, sempre più verso una microdiramazione
maschile, e in mezzo abbiamo tante forme, come quelle più conosciute del transessuale, del lesbismo, ma siamo anche tanti tipi di donne e tanti tipi di uomini. Allora, da questo punto di vista, la normazione è pericolosa, perché costringe a vestire dei panni che a alla stragrande maggioranza delle persone non appartengono, non li sentono propri. E quindi lì è come se culturalmente fosse stata costruita una battaglia. I femminismi sono stati tanti, ma ad esempio il femminismo della differenza ha radicalizzato questa idea che io rivendico che sono diversa da un uomo, e questa rivendicazione in fondo è una legittimazione di femminismo. Alla fine porta a forme di moralismo molto estreme, per cui ad esempio molte femministe della vecchia tradizione dell'idea della differenza negano la possibilità ai maschi di poter adottare dei bambini, perché sono fisiologicamente inadeguati. Ecco, questo nel nostro testo, nel nostro lavoro, dice che è ormai culturalmente e socialmente inaccettabile, e cerchiamo di argomentarlo. Tutto questo non so che se ti ho risposto. Sì, volevo sapere se tutto questo che hai detto finora rientra con ciò che tu definisci triangolo tematico nel testo, appunto la complessità delle crisi economiche, le scoperte neurobiologiche e genetiche, le nuove tecnologie. Ecco, credi che in che cosa vorrei sapere meglio in che cosa consiste questo triangolo tematico, e se se sul triangolo tematico si possono costruire nuovi spazi di democrazia o nuovi diritti, e quali sono i confini di questi diritti? Sì, allora, innanzitutto io sostengo in questa introduzione che ci sono tre spazi pubblici dove comunque, a quello che fisionomicamente appare una donna, e in genere è abbastanza relegata ai margini o addirittura estromessa. Uno degli spazi è sicuramente quello delle forme di comando, di potere della religione. Le istituzioni religiose tendono ad estromettere la figura femminile. Quello politico, dove le donne che dirigono, dove si fanno le leggi, proprio la normazione della vita degli altri, sono prevalentemente estromesse o marginali. E quello della tecnologia: noi abbiamo pochissime donne che sono a capo di grandi aziende di tecnologia, e la tecnologia oggi, ad esempio, nel definire i confini della democrazia diretta o rappresentativa, svolge un ruolo importantissimo. Allora, dove ho pensato che questo triangolo, che riguarda la crisi economica, che riguarda tutte le scoperte di neuroscienze e che riguarda la tecnologia, ci dice che proprio quei tre ambiti possono essere gli ambiti nei quali noi, che abbiamo fatto in questi ultimi 60 anni passi da gigante, possiamo fare degli enormi passi indietro. Faccio un esempio per tutti: noi abbiamo un incremento, non solo in Italia ma anche in Europa, in Italia in particolare per ragioni anche qui culturali, degli omicidi delle donne, e la crisi è una delle componenti che comunque gioca un ruolo importante, perché isola le persone, isola la donna, la estromette prima di altri casi dal mondo del lavoro, e isolandola la rende molto più dipendente da delle dinamiche di stampo affettivo. Quindi, ad esempio, la condizione economica, ma anche la tecnologia, perché la tecnologia, noi stiamo davanti a un computer, lavoriamo magari sempre più da soli, e questo comunque ci isola dalle relazioni sociali, perché non sono messi in gioco nella relazione sociale con la tecnologia il corpo fisico, e quindi io non metto in campo tutta la componente emozionale che è data dal vedere, dal toccare, dal sentire, dall'odorare un'altra persona. Quindi quello è un triangolo problematico grosso.
Sentendoti parlare mi sono venute in mente due questioni. Una è che c'è una cosa che può risaltare agli occhi di un lettore attento del nostro manifesto, ossia che il manifesto non affronta una questione drammatica e quanto mai attuale, ossia la questione del femminicidio, vale a dire appunto l'omicidio di una donna in quanto appartenente al genere femminile. Ecco, le cifre del femminicidio sono veramente spaventose, perché sono oltre 53.000 le donne nel mondo che ogni anno muoiono di morte violenta, appunto per mano di compagni, sedicenti compagni, mariti, amanti. Quindi io volevo chiederti se è una mancanza voluta questa all'interno del manifesto. Allora, in realtà in parte sì, in parte no. Cioè, è una mancanza voluta perché abbiamo immaginato questo manifesto sulla base di alcune parole chiave che descrivessero anche l'idea di dove programmaticamente le donne devono investire positivamente le energie di pensiero. Il femminicidio è un elemento di gamma. Questo elemento ha bisogno di essere, per certi aspetti, isolato, talmente è forte la sua pregnanza, perché decidere che la forma di potere estremo che tu eserciti è quella di uccidere il corpo di un'altra persona, quindi aveva bisogno e ha bisogno di un'attenzione unica. Affogarlo dentro ad un manifesto era come marginalizzarlo. Allora, da questo punto di vista è una scelta. È vero che adesso esce un nuovo volume della collana Relazioni pericolose, dove si tenta di partire proprio dal colore che il femminicidio ha, che è il colore rosso, ed è il corpo che è contrapposto al corpo di questo movimento dirompente che è quello delle femmine. Quindi lì si tenta di accennare a questa problematica. Secondo me, meglio di noi ci stanno riflettendo altre donne. Mi senti? Maria Grazia, c'era un'altra cosa che volevo chiederti. Una cosa che hai sollevato tu prima, c'è una parte della tua introduzione che ha un titolo, diciamo, pieno di speranza in un certo senso, perché il titolo è Come ce la possiamo fare, ed è senza punto di domanda, no? È quasi, diciamo, un'indicazione. E la cosa che mi ha colpito di più è che questa parte dell'introduzione è molto intensa, non solo perché affidi la chiusura della tua introduzione alle parole di James Oppenheimer e alla sua poesia Pane e Rose, quindi mentre marciamo portiamo giorni migliori, così recita la poesia, però riesci, secondo me, ad affrontare in maniera delicata due temi molto forti che rappresentano una sorta di rumore bianco nella nostra quotidianità, ossia l'incertezza e la crisi. E la cosa che mi colpisce è che in entrambe le parole tu riesci a inserire l'aspetto dell'immaginazione, della fantasia, come l'elemento che può sfruttare in maniera positiva è l'incertezza e la crisi. Mi spieghi, diciamo, come mai hai utilizzato in maniera positiva due parole che evocano frame del tutto negativi? Io ho scelto per me, come tu sai, dentro questo volume proprio la parola incertezza, dove sì, poi sviluppo un intero saggio su quello. Sì. È una parola che in genere viene scambiata come titubanza e incapacità di decisione, quindi tradizionalmente ha un'accezione negativa. Ho tentato di fare un'operazione di rivalutazione di questa parola, perché appartiene alla nostra epoca. Le neuroscienze non ci dicono bene mai chi è una donna, non ci dicono mai bene chi è un uomo. Dobbiamo fare i conti con la complessità, ma invece di usare questa parola molto abusata, che è la parola complessità, che non la dominiamo, l'incertezza è l'idea
che ogni giorno siamo di fronte alla possibilità di stupirci di fronte all'altro. L'altro ci riserva delle sorprese. La sorpresa è il sale della vita, nel senso che se io al mattino sono allegro se mi sorprendo che c'è un bellissimo sole, mi aspettavo dopo il temporale che continuasse a piovere. Allora, l'altro è l'opportunità perché io possa cambiare. Se io sono già sicuro di quello che so, non cambierò mai. Cambio, ho possibilità di evolvermi unicamente e solo di fronte all'incertezza. Io considero, ad esempio, questa crisi economica, come scrivo, accenno molto larvatamente nel testo, una grande opportunità per ripensare al nostro modo di relazionarci agli altri esseri umani, ma anche agli oggetti fisici. E quindi ho cercato di trasferire in questa introduzione, rispetto alle questioni di genere, la grande opportunità. Ma pensiamo alle madri e ai padri, o comunque anche ai giver, un nonno, uno zio, che di fronte ad un bambino, quando inizia a dire le prime parole, si stupisce sempre della bellezza del suono e del fatto che le mette insieme. Ma anche noi siamo stati così, solo che noi non ce lo ricordiamo. Senti, ti chiedo le ultime due cose. Secondo te, credi che sia, diciamo, corretto affermare che esistono delle parole chiave che rappresentano una sorta di filo rosso che lega i nostri contributi, che queste parole chiave possono essere appunto incertezze, identità, tempo, epoche, ma soprattutto la parola relazione? È così, Maria Grazia? Sì, io, boh, sai, voglio dire, i miei libri, occupandomi di ontologia, di metafisica, di cose filosofiche, rispetto a tutti i riduzionismi, sto cercando di davvero un po' di, uso un termine forte, di imporre il fatto che noi non possiamo mai affrontare nulla che non sia relazionato a qualcos'altro o a qualcun altro. La parola con, condivisione, corresponsabilità, noi viviamo in contesti sociali che sono per ovvietà relazionali, e se noi siamo in una stanza in cui non c'è nessuno, siamo pieni di oggetti, a questi oggetti ci relazioniamo a tutti insieme. E perché le distanze sono fatte se un oggetto è piccolo o grande? Quindi la relazione è la cifra della nostra vita. Noi dal primo istante in cui siamo concepiti, il solo concepimento è la relazione fra due elementi. Quindi noi siamo costitutivamente relazionali. Quindi il filo conduttore che io ho visto e che in fondo noi definiamo nel testo l'epoca dell'incertezza e delle relazioni sono la chiave, però queste relazioni noi non dobbiamo astrarci dalla dimensione sociale, dobbiamo stare molto attenti, perché la problematica più grande è che le relazioni sovente sono relazioni di potere, come quelli tra generi e come quelli che troviamo nel mondo del lavoro, sia nell'affettività che nel mondo del lavoro. Noi troviamo relazioni e sono relazioni di potere. Allora, le parole che abbiamo costruito insieme, pensa alla tua, no? Sì. Alla tua che hai costruito tu, no? Quella dell'ecologia, del femminismo economico. Sì. È strutturalmente la tua, una parola proprio, pensa che l'origine è eco. Eco ripete le parole di Narciso, ma eco le sono le sue. Narciso guarda il suo ombelico ed Eco guarda Narciso e si relaziona. Per cui la tua parola, Eco, è la parola cardine del nostro volume, proprio sì, dalla sua etimologia. E poi, diciamo, è quel tipo di relazioni con tutte le creature viventi che anche, sì, diciamo, implica un senso di responsabilità e di cura verso tutto ciò che ci circonda, quindi nuovo femminismo anche per questo, insomma, per
questo senso di la necessità di alimentare anche un sentimento di fiducia e di cura reciproca verso gli altri animali e verso la natura in generale. E, per concludere la nostra conversazione, dato che ormai il nostro tempo è terminato, è passato veramente molto in fretta, le voci che hai scelto e che sono state declinate dalle autrici e dalle autori del nuovo femminismo sono incertezza, indifferenza, voglio elencarle, inquietudine, certo, ironia, libertà, certo, natura, pornografia, scienza, sesso, simboli, specchio, stereotipi e virilità. Ecco, credi, Maria Grazia, che ci siano altre voci, secondo te, altre parole d'ordine con cui le donne dovranno confrontarsi e fare i conti, e che noi, diciamo, anche per spazio, per ragioni di spazio, non abbiamo tematizzato nel manifesto? La prima è sicuramente quella che tu hai detto adesso, che è la parola responsabilità, perché noi avremo man mano che si apriranno gli spazi in cui avremo la possibilità di esprimerci con tutte le nostre potenzialità, dovremo decidere se il taglio è quello che la tradizione maschile ha impresso al concetto di responsabilità, che è un concetto molto riduttivo, che guardava sempre solo al presente, all'adesso, e non guarda invece al futuro. E la seconda è limite: i maschi non hanno posto limite al loro potere, e invece secondo me noi dovremmo farci la domanda sul nostro limite e riflettere soprattutto su queste due parole. Quindi responsabilità e limite. Magari io vedo, diciamo, queste. Tu quale vedi? Tu quale vedi? Anche io penso responsabilità e anche empatia, secondo me. È una parola chiave per declinare e descrivere le delicate relazioni tra gli esseri viventi e la natura in generale. Magari potremmo scrivere qualche altra cosa. Possiamo scrivere sicuramente un testo con queste tre parole e fare un proseguo di questo lavoro. Va bene, Maria Grazia, buona serata, buonanotte. Grazie, anche a te. Buona serata. Grazie della conversazione. Grazie a te.